Ciao a tutti da Android Pit, io sono Jessica e oggi sono qui per porvi una domanda esistenziale. Meglio il Samsung Galaxy Note 8 o il Samsung Galaxy S8 Plus? I due dispositivi sono molto simili tra loro, ma alcune piccole differenze vi aiuteranno a scegliere quello più adatto a voi. Come il Galaxy S8 Plus, anche il Note 8 integra uno schermo dai bordi sottilissimi. La diagonale è cresciuta di soli 0,1 pollici, arrivando a 6,3 pollici sul nuovo Note 8. La risoluzione invece è rimasta invariata, QHD Plus con 2960x1440 pixel. Nel design si notano subito alcune differenze. Il Note 8 risulta più lungo e sfoggia angoli meno stondati. Per il resto, tasti fisici e sensori sono posizionati negli stessi punti. Sopra il display troviamo sia lo scanner dell'iride che la fotocamera per i selfie di 8 megapixel. Anche nella parte inferiore, Note 8 e S8 Plus sono pressoché identici. Entrambi ospitano il mini jack per le cuffie, connettore USB di tipo C, microfono e speaker. Nel Note 8 però, come da tradizione, spunta anche lo slot per la S Pen, una delle principali differenze tra i due dispositivi. Anche i componenti interni sono simili, entrambi ospitano il processore della casa Exynos 8895, il Note 8 punta però su 6 GB di RAM rispetto ai 4 dell'S8 Plus. Quest'ultimo però ospita una batteria di 3500 mAh, ovvero di 200 mAh più grande rispetto a quella del Note 8. Non ci resta ora che metterla alla prova per testarne l'autonomia effettiva. L'altra grande differenza si trova sulla scocca. Il Note 8 incorpora due obiettivi fotografici di 12 megapixel. I due sensori offrono una lunghezza focale di 26 e 52 mm, un vero zoom ottico è quindi disponibile. I due obiettivi non rinunciano poi allo stabilizzatore ottico d'immagine. L'S8 Plus integra invece un unico obiettivo di 12 megapixel. Della fotocamera del Note 8 abbiamo tuttavia già parlato in un altro articolo e nuovi dettagli arriveranno nella nostra recensione finale. Pensate che le differenze in RAM, batteria, presenza delle S Pen e fotocamera possono giustificare i 300 euro che differenziano al momento il Samsung Galaxy S8 Plus del Note 8? Fatecelo sapere nei commenti.